Di nuovo a voi tutti, benvenuti a Luoghi e Misteri. E questo forse, permettetemi di presentarle così, questa puntata è veramente il mistero dei misteri. E, beh, si collega direttamente a questa settimana, è la settimana di commemorazione dei defunti, è la settimana, se vogliamo anche, voler essere un po' più concreti, ma ovviamente è una cosa che non riguarda assolutamente né la religione cattolica né le altre religioni, che ci richiama comunque in ogni caso ai defunti con la festività di Halloween, che è una festività che ci arriva dagli Stati Uniti, ma che ha preso piede anche molto in Italia. E quindi ci sembrava giusto, no, Claudio? Eccolo qua, sì. Claudio con noi, consigliere, lo ricordo ancora una volta, della Biblioteca Bolzano De Boni di Bologna, questo mistero che non so se si possa anche collegare un po' all'astrologia o allo studio degli astri. Comunque è il mistero che riguarda ovviamente i defunti. Sì. E il cerchio si allarga moltissimo, perché se parliamo di defunti non possiamo non parlare di apparizioni, non possiamo non parlare di reincarnazione, non possiamo non parlare, ad esempio, visto e considerato che comunque la nostra cultura è una cultura di religione cattolica, di purgatorio, non possiamo esimerci di parlare di tutte queste cose. E allora abbiamo parlato nel corso di questa lunga esperienza che stiamo facendo insieme di Luoghi e Misteri, anche di ritorni, di morti, vogliamo definire apparenti, di coma, con i ritorni nei quali parlavano comunque di un mondo che non è il nostro e di tutte queste cose. E quindi come non parlarne in questa settimana? Di un'altra dimensione, diciamo così, di una dimensione che non è terrena. E certo. Io partirei dal discorso astrologico. Beh, intanto partiamo dal salutare il nostro amico, sì, da Salerno. Cosa dici, Claudio? Ciao. Ciao, Don Marcello. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Allora, vai pure, partirei, Claudio, dal discorso astrologico. Cioè, tutti sanno che i segni sono 12 e i segni hanno un simbolismo. Però forse non tutti sanno che esistono, che i segni sono divisi in questo modo. Esistono i primi 8 segni che riguardano la vita, fra virgolette, terrena, cioè Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, che rappresentano anche la maniera con cui il mondo si è evoluto, cioè l'Ariete è la palla di fuoco della Terra che in qualche maniera esplode, il Big Bang originario, il Toro e la condensazione della materia, quindi il formarsi della terra come il vulcano che esplode, poi la lava raffredda e forma la terra. I gemelli, l'aria e la formazione dell'aria, perché chiaramente col vapore viene fuori l'aria, poi il cancro e l'acqua, eccetera, eccetera, no? L'acqua, la formazione degli oceani, fino a che si arriva all'ottavo segno. Poi ci sono le varie fasi della vita dell'uomo, non sto qui a spiegarmi, la nascita, la crescita, il matrimonio, fino all'ultimo momento che è lo scorpione, l'ottava casa, che è la morte, o meglio, la fine della vita. Quindi distinguiamo intanto questa cosa, fine di questa vita. Dopo lo scorpione, che ripeto è l'ottavo segno, che ha questo significato di qualcosa che deve morire per poi rinascere, e quindi è il seme che in qualche maniera deve comunque morire perché possa nascere il frutto. Questo è scritto anche nel Vangelo, questa cosa qua. Però in generale, arrivati allo scorpione, l'astrologia ci presenta altri 4 segni, che sono in sequenza Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Questi rappresentano la vita dopo la morte terrena e in qualche maniera fino ad arrivare di nuovo all'Ariete, che è un nuovo ciclo. Quindi l'astrologia ce lo dice bene, cioè lo scorpione, che è la morte, non è l'ultimo segno, è un qualcosa a cui seguono altre cose. Sagittario è il viaggio, può far pensare al viaggio interstellare o il viaggio dell'anima per andare da qualche parte. Il Capricorno è la montagna in cui si sale per purificarsi, per arrivare al cielo.
L'acquario ugualmente riguarda il volo, quindi c'è un altro passaggio, il pesce è quello che fa pensare di più a un elemento reincarnativo o comunque a un'altra realtà diversa dalla nostra, a un'altra dimensione, per ricominciare da capo, dal seno dell'ariete, che però sta su un livello superiore, cioè come diciamo un'ottava superiore, come si dice in musica. Quindi ecco, non è un argomento, diciamo, l'astrologia ne parla abbastanza di questa cosa. Ne parla l'astrologia, è credibile, abbiamo scoperto nel nostro viaggio, ad esempio, che anche Sant'Agostino si occupò di astrologia, sì. Giusto? Sì. E quindi magari possiamo dire, se l'astrologia dà una spiegazione e in un certo senso apre le porte ad un mondo diverso, ci fa pensare che ci sia un'altra dimensione, una dimensione che non, certo, è materiale, ad un'altra dimensione. Questo dice, non va al di là. Certamente. Don Marcello, allora questa dimensione c'è? Mentre Claudio parlava, io devo dire che come Claudio anch'io sono del segno dei pesci, no? Io sono nato il 20 marzo, quindi l'ultimo giorno dei pesci. Quindi allora siete gli oggetti preferiti da Venditti? Allora mi si è accesa una lucetta, ho detto, vuoi vedere che io mi occupo di angeli, di anime del purgatorio, anche perché ho questa sensibilità tipica dei pesci dell'aldilà, dell'altra dimensione. Quindi ringrazio Claudio perché mi ha dato uno stimolo. Ecco, io ho fatto molti libri sul purgatorio, ho fatto questo testo, 100 domande sul purgatorio, poi ho fatto il purgatorio nella visione delle mistiche, San Pio da Pietrelcina e il purgatorio. Questo qui che ha avuto un grande successo, è stato tradotto anche in molte lingue estere, Natuzza Evola e le anime del purgatorio, poi Apparizioni straordinarie delle anime del purgatorio. Tu sai che a Roma esiste un museo molto importante dove ci sono delle testimonianze su queste apparizioni. Poi Santa Faustina Covasca e le anime del purgatorio, un po' la Divina Misericordia è nata appunto come segno dell'amore premuroso di Dio per i defunti, per l'aldilà, eccetera, eccetera. E poi, ripeto, 365 giorni con le anime del purgatorio. Quindi un po' i miei studi vertono molto sui defunti. È più efficace preghiere in suffragio dei defunti. Ecco. Tieni presente che siamo a novembre, il mese consacrato per noi cattolici alle anime del purgatorio. Con la morte ci sono tre dimensioni, inferno, paradiso e purgatorio, no? Senti, mi permetti di interromperti un attimo e di fare, diciamo, un po' il blasfemo? No, non lo so, forse. Ma ci sono molti che dicono che il purgatorio è un'invenzione della Chiesa, un'invenzione che è arrivata non intorno all'anno 1000, mi pare, no? In un concilio, in un famoso concilio, perché la Chiesa aveva bisogno di soldi e quindi venne fuori il discorso del purgatorio dal quale le anime potevano essere elevate grazie alle preci che venivano pagate, le indulgenze che venivano pagate. Sì. Cosa mi rispondi? Allora, certamente il termine purgatorio non si trova nella Bibbia, ma è presente il concetto di purificazione. Noi abbiamo nell'Antico Testamento il libro dei Maccabei, dove si dice appunto che Giuda Maccabeo raccolse molto denaro per i caduti in guerra ebrei, che erano stati trovati con degli oggetti negativi sul corpo. Erano brave persone, però avevano fatto un peccatuccio di idolatria, avevano saccheggiato i territori nemici e avevano preso questi oggetti consacrati agli idoli, non li avevano distrutti, poi erano stati uccisi. Allora Giuda Maccabeo fece una colletta che portò al Tempio di Gerusalemme. I protestanti dicono che non esiste il purgatorio, appunto l'abbiamo inventato noi i preti cattolici, perché, come dire, grazie alle messe andiamo avanti
anche se non avessimo lo stipendio, camperemo lo stesso celebrando le messe. Allora il discorso è questo, anche se Giuda Maccabeo non fosse veramente un libro ispirato, una cosa è certa, che gli ebrei hanno sempre pregato per i loro defunti. Quindi se uno prega per i defunti, un motivo ci sarà, significa che esiste una condizione ultraterrena dove appunto c'è bisogno di preghiere. Ti dicevo che il concetto di purgatorio è presente nella Bibbia, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Gesù dice che il peccato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo secolo né nell'altro, per cui avanza la certezza che esistono dei peccati che possono essere perdonati nell'aldilà, no? Quindi è importante questo riferimento di Gesù ai peccati che possono essere perdonati anche nell'aldilà. Allora, il concetto di purgatorio si basa su questo tema che bisogna avere ben in chiaro, la differenza tra reato di colpa e reato di danno. Faccio un esempio. Allora, adesso tu, caro, esci dalla trasmissione tra una mezz'oretta e vedi che la tua macchina, con un coltellino è stata completamente, come dire, danneggiata da un bullo, no? Penso che ti arrabbi, no? Allora, potresti anche perdonare il bullo se lo acchiappi, però questo si chiama reato di colpa. Lui ha avuto la colpa di sfregiarti la macchina, la carrozzeria. Poi c'è il reato di danno, cioè tu lo puoi perdonare, non chiami i carabinieri, però gli dici adesso mi paghi tutti i danni che mi hai fatto, questo è il reato di danno. Allora il concetto cattolico è questo. Allora io mi pento dei miei peccati, vado da un prete e mi vado a confessare. Ho l'assoluzione, quindi ho il perdono della colpa. Oppure anche se non vado da un prete, io veramente mi pento, e questo è importante, il pentimento sincero. Però poi c'è il danno che ho fatto e che devo riparare. Ripeto, un altro esempio. Io posso distruggere la casa di Claudio Cannistrà. Quando vengo a Bologna qualche volta Claudio mi ha ospitato a casa sua, allora io gli rompo il letto, gli rompo il tavolo, gli rompo i piatti. E Claudio mi perdona perché è buono, no? È pesci come me, no? Noi siamo buoni. Però poi io No, gli è devo perché siete dei rifare. pesci. No, non diciamo che tutti i pesci sono buoni perché sennò. Non lo Perché diciamo, se no ci abboccate, fanno. siete dei No, se no pesci ci fanno fritti. abboccate. No, se no ci fanno fritti, no? Ci fanno fritti. Però Sì, voglio certo. dire, è molto importante. Allora, il purgatorio come concetto è presente nelle sacre scritture, ma è anche un fatto, come dire, di buon senso. Allora, per i protestanti esiste l'inferno o il paradiso. Allora, niente che non è totalmente puro non può andare davanti a Dio in paradiso. Allora, in base a questo criterio, dovremmo andare quasi tutti all'inferno, perché quasi nessuno si può salvare. Allora, per la visione cattolica, il purgatorio è una realtà positiva, cioè chi va in purgatorio è salvo, solo che però deve purificarsi da quello che non è riuscito a fare sulla terra. E questo è molto bello perché è la misericordia di Dio. Tu prima parlavi della reincarnazione, molta gente oggi non conosce la dottrina sul purgatorio, allora dice allora uno si reincarna. Ma ripeto, noi ci troviamo anche in un contesto dove per molto tempo non si è più parlato né di angeli né di purgatorio, perché stiamo in un falso clima di ecumenismo. Siccome i protestanti non vogliono che si parli di angeli, perché altrimenti, e neanche della Madonna, no? Perché altrimenti, non so, Gesù Cristo viene limitato. Non si parla del purgatorio perché secondo i protestanti non esiste, noi non per non offendere la suscettibilità dei nostri fratelli protestanti, non diciamo la vera dottrina cattolica, ma la dottrina cattolica è molto equilibrata, anche molto saggia, nel senso che lo vediamo anche quando noi andavamo a scuola, o promossi o bocciati, allora saremmo stati tutti quanti bocciati, no? Io ricordo benissimo che ho fatto il liceo classico. Sono stato respinto in una o due materie e poi dopo sono stato promosso. Ecco, vedete che il buon senso ci dice che il purgatorio esiste, oltre ad essere una verità biblica e teologica. E poi pregare per le anime dei defunti è un grande atto di amore,
voglio dire, le persone che danno l'offerta per pregare per i defunti fanno un atto di amore, e l'amore, tra virgolette, chiede sempre un sacrificio. Tieni presente che in tutte le religioni si offrono i sacrifici. La persona che cosa fa? Prende l'agnello e lo offre in olocausto a Dio, prende le primizie e le offre in olocausto a Dio. Allora voglio dire, se tu ami una persona, in qualche modo devi sempre fare un piccolo grande sacrificio. Allora voglio dire, le persone fanno celebrare le messe, e invece di far celebrare le messe, tanti comprano i fiori e le portano sulle tombe, no? Quindi alla fine voglio dire, l'amore è fatto sempre anche di un gesto concreto, che è dare un'offerta per quello che tu desideri e vuoi fare per il tuo defunto. Voglio dire, nel passato tantissime opere di bene si sono fatte, si facevano grazie al concetto del purgatorio, per cui persone ricche davano tanti soldi, perché non solo le preghiere, si fanno anche le elemosine per le anime del purgatorio, per i ragazzi orfani, oppure per dare la dote a ragazze povere. Quindi voglio dire, per esempio, nei paesi protestanti, quando l'anglicanesimo e il luteranesimo hanno vinto in Germania o nei paesi del nord Europa, sono saltate tutte le opere di carità, perché si basavano al 90% sulle offerte per le anime del purgatorio delle persone care e defunte, e si facevano le elemosine per le opere pie. Quindi il purgatorio è sempre stato una grande attività benefica per l'umanità, non solamente per noi preti. Allora, io partirei da questo discorso che lui ha accennato, purgatorio, purificazione. Sì. Lo collegherei, io ho parlato del segno del Capricorno. Il Capricorno è la montagna che sale verso il cielo, e mi riferei a quello che ha fatto Dante, ha scritto, ecco, Dante nella Divina Commedia, certo, insomma, da questo punto di vista, no? Quindi Dante era sicuramente cattolico, no? Conosceva la teologia, sicuramente. Ecco, questa è la montagna del purgatorio, diciamo così, come viene, diciamo, rappresentata. Io la volevo paragonare al segno del Capricorno, eventualmente, perché sì, il Capricorno comincia quando? All'inizio dell'inverno, e il sole comincia a crescere poco a poco, poco a poco, poco a poco, per arrivare alla primavera. In qualche maniera comincia la purificazione, perché la terra è arrivata nel massimo del freddo, mancanza di luce vuol dire mancanza di divinità, mancanza di Dio in qualche maniera, e va verso questa luce che poi arriverà in primavera, diciamo così, no? E quindi c'è questa salita, e la salita fa pensare, cioè il Capricorno è rappresentato anche come una montagna che ha tanti tornanti, e poco a poco, poco a poco, poco a poco si sale di altitudine fino a che si arriva a toccare il cielo. Questa è la prima idea. Pensiamo che Dante, per esempio, nell'inferno, vede l'inferno come, ecco, questa è un'immagine che c'è nel Duomo di Firenze, diciamo così, dove c'è la Divina Commedia, eccetera. Però deve esserci un'immagine di Botticelli dove lui rappresenta l'inferno, ecco questa, eccolo qui, qua, bellissima, sì, come un imbuto che va nel fondo della terra, nel fondo della terra c'è infilzato Lucifero. E il purgatorio invece è dall'altra parte, con tutta questa terra che è stata scavata, dall'altra parte forma il purgatorio come montagna che va verso il cielo. Questo è bellissimo, perché Botticelli aveva fatto anche dei cartoni per il purgatorio, poi ha fatto solo questo affresco qua dell'inferno. Ecco, questo è un particolare delle varie anime, i vari gironi, eccetera, eccetera. Quindi questa idea di una salita, di una purificazione, la trovo anche dal punto di vista astrologico, se guardo il progredire dei segni, è il significato simbolico dei segni. Ecco, questo qui si vede benissimo, insomma, come idea, no? La salita della montagna del purgatorio. Poi bisogna aggiungere un'altra cosa. Questo discorso dei morti è un discorso che è presente in tutte le civiltà. Certo. Questo bisogna ricordarlo. Cioè, i morti vengono rispettati da tutte le etnie, da tutte le civiltà. E non a caso il crisantemo, forse non tutti lo sanno, che viene posto sulle tombe, rappresenta il sole per gli antichi, cioè soprattutto per alcuni popoli era questa luce che si voleva dare ai morti. Beh, anche perché in Oriente il crisantemo è un fiore di felicità, non è certamente un fiore dedicato ai defunti come lo è da noi. Sì, e queste sono tradizioni antichissime che ci sono, ripeto, in tutti i popoli. Mi vengono in mente, cioè noi, se noi pensiamo al 1° novembre, ai santi o ai morti, questo era il Capodanno celtico,
I Celti non dobbiamo pensare che abitassero solo l'Irlanda, ma erano estesi alcune popolazioni fino all'Asia Minore. E avevano questa, diciamo, questa festa, che era la festa del loro Capodanno, dove venivano onorati i morti, cioè andavano presso le tombe e mangiavano, bevevano lì, cioè come una questione che in questo giorno i vivi e i morti potessero venire in contatto, ci fosse come uno spiraglio per andare nell'aldilà e che i morti venissero a trovare i vivi o viceversa. Ecco, diciamo. Halloween, insomma. Halloween viene da qua, però Halloween è una cosa molto più recente. Sì, va bene, chiaro. Diciamo, questo discorso, la festa si chiamava Samhain, dei Celti, è molto molto più antica, quindi è antichissima. Poi cosa è successo? È successo che la Chiesa, intorno appunto all'anno 1000 così, ha cercato questa festività di metterci i santi, magari anche prima del 1000, di mettere la festa dei santi che corrispondeva al Capodanno celtico, in modo tale che questa tradizione venisse un po', diciamo, dimenticata. Però interessante anche guardare che cosa? Che dei santi, cosa si va a cercare? Il giorno in cui muoiono. Cioè, e viene considerato come il dies natalis, cioè che sarebbe il giorno in cui nascono, che rinascono perché in qualche maniera vanno in cielo. Quindi questa cosa è anche interessante, cioè dei santi normalmente, a parte che spesso non si conosce la data di nascita, però si festeggia sempre la data di morte. Questo è un po', diciamo, però perché ha questo significato profondo. Dobbiamo dire un'altra cosa, queste tradizioni sono tradizioni che vengono anche dagli Aztechi, perché anche gli Aztechi avevano questa tradizione del Messico antico di, come dire, onorare le tombe, onorare i morti in qualche maniera. Addirittura ci sono delle tradizioni azteche dove nelle tombe venivano versati dolci, miele, latte, perché in qualche maniera il defunto, il miele chiaramente legato al sole, avesse questa luce nella vita terrena. Poi queste tradizioni le abbiamo anche nel negli egiziani, merito. Li abbiamo in tante sì, cose. Sì, negli egiziani, no? C'è la conservazione del, sì, defunto che viene in qualche maniera, diciamo così, imbalsamato, mummificato. Certo, la tradizione però del defunto da localizzare, se vogliamo, noi europei l'abbiamo iniziata solo a metà dell'Ottocento, perché ricordiamoci che prima dei sepolcri, che vengono celebrati anche da una famosa poesia... Sì, del Foscolo. Esatto. E prima i morti venivano sepolti dove morivano, o solo grandi personaggi venivano sepolti all'interno delle cattedrali. Fu a metà dell'Ottocento che arrivò questa... Napoleone, questa, con Napoleone, esatto, il dito di Saint-Cloud, con i cimiteri, appunto, dove venivano conservati i defunti. Don Marcello, ma allora questo discorso della reincarnazione, volevo rimanere per un attimo lì, poi progrediamo e andiamo anche alle apparizioni, e lo faremo nella seconda parte. Questo discorso della reincarnazione è un discorso che vale solo per le religioni orientali? Ecco, guarda, molte persone mi hanno chiesto se la reincarnazione è vera o è falsa. Qualcuno mi dice, io ho un grande talento per la musica, eppure non ho studiato la musica, significa che in un'altra vita io, non so, ero musicista. Oppure qualcuno dice, io ho tante malattie, ho 30 anni, però ho delle malattie come se fossi un vecchietto di 80 anni, significa che in un'altra vita mi sono comportato male e adesso qui sto espiando con le malattie i miei errori. Allora, numero uno, nel Vangelo c'è la parabola dei talenti, dove il Signore dice che alcuni hanno due talenti, altri cinque, altri sette, altri dieci, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che noi siamo così diversi come capacità non significa che la reincarnazione sia vera, semplicemente che Dio, a chi ha dato l'orecchio musicale, a chi ha dato la capacità di dipingere, a chi ha dato una grande capacità manageriale, e poi ognuno di noi deve rendere conto a Dio dei suoi talenti. Quindi già la parabola dei talenti, come dire, si dice che non è vero la reincarnazione. Poi, molte persone
si devono rendere conto che noi siamo anche personalità che ereditano le capacità dei loro antenati, e quindi magari se qualcuno ha una malattia, spesso i medici vedono che c'è una ereditarietà, quindi non c'è bisogno di pensare che in un'altra vita ho fatto certe cose e mo sto pagando le conseguenze. Allora, cioè il diabete, perché da parte materna mia nonna aveva il diabete, quindi tante cose si spiegano in un modo molto semplice e molto chiaro, senza rincorrere alla reincarnazione, che poi anche la reincarnazione ha diverse visioni. Una cosa è quello che dicono quelli di Stener, un'altra cosa quello che dicono i buddisti, un'altra cosa quello che dicono gli induisti. Quindi voglio dire, anche sulla reincarnazione, tra le varie religioni possibiliste, ci sono diversissime prese di posizione. Beh, allora ci fermiamo, anche perché il tempo, il nostro Big Ben, diceva un molto più famoso presentatore di chi vi sta parlando, è molto più capace, Enzo Tortora, in una famosa trasmissione diceva: Big Ben ha detto stop, ce lo ha detto anche in questo momento il nostro Big Ben. Ci fermiamo, ma torniamo, stesso argomento in occasione della celebrazione dei defunti. Parliamo di apparizioni, parliamo come abbiamo fatto in purgatorio, parliamo come stiamo facendo di reincarnazione. A tra poco. Bentrovati, bentrovati e bentornati a Luoghi e Misteri. Abbiamo detto, in occasione della celebrazione dei defunti, parliamo di questo che è comunque un grande mistero, no Claudio? Sì. Non ci sono dubbi sul fatto che sia un grande mistero. Abbiamo parlato di reincarnazione e del fatto che la Chiesa, come ci ha ricordato Don Marcello Stanzione, che è in collegamento con noi. Ciao Don Marcello! E non abbiamo sentito il ritorno, spero che sia tutto a posto. Ci sei? Sì, eccolo qua. Ci sono. Senti, Don Marcello, vedo che ogni tanto tendi a spostarti alla tua sinistra. Non è una questione politica, mi raccomando. Vedi di spostarti un po' verso la tua destra, perché altrimenti rischi... A rovescio. A rovescio, ecco, perfetto. Perché altrimenti rischi di uscire dall'inquadratura. così è perfetto. Non aveva nulla a che vedere con la politica, naturalmente. Io ti ringrazio, perché nella Bibbia è scritto che le pecore, cioè le persone fedeli al Signore, stanno alla destra di Dio, no? Ecco, bravo. Bene, tu rimani alla destra allora. Ogni allusione alla politica è puramente casuale comunque. E certo, tu rimani alla destra, mi raccomando. Allora abbiamo detto che ovviamente, come ci ha ricordato Don Marcello, la Chiesa in un certo senso nega il discorso della reincarnazione. Però io ti chiedo, Claudio, e a questo punto lo segnalo anche a Don Marcello, come si spiega, ad esempio, ma è uno dei tanti esempi, che faccio. In Gran Bretagna questo bambino... Sì, famosissima questa cosa. Certo, sì, ne parlo di una cosa famosa, anche perché magari molti dei nostri telespettatori che ci seguono hanno sentito parlare di questo. Questo bambino all'improvviso dice di avere vissuto un'altra vita e di averla vissuta in un'isola. L'isola di Skye si chiama? Sì, vicino, in Scozia, in alto. Nell'alto della Scozia. Di averla vissuta e dà delle spiegazioni e racconta delle cose che sono inimmaginabili, perché racconta dei fratelli, racconta della casa, racconta di tutto questo. I genitori del bambino, a questo punto, visto che diventa un'ossessione, sì, si mettono alla ricerca. Lo portano lì. E dopo le varie ricerche trovano il posto, trovano la casa che equivale esattamente alle descrizioni del bambino, trovano i fratelli. Diciamo noi fratelli, chi abitava in quella casa. E
e scoprono che tanti anni prima aveva abitato, ma 20, 30, 40 anni prima, lì aveva abitato una famiglia con un bambino. Esatto. Quindi in qualche maniera riferimenti. Ma e allora come ce lo spieghiamo questa cosa? Ma questo non c'è bisogno di presupporre proprio una vera e propria reincarnazione. Pensiamo al discorso dell'ipnosi regressiva. Ci sono alcuni casi di ipnosi regressiva dove i soggetti, come dire, ricordano degli episodi del passato. Può avere tante spiegazioni. Potrebbero esserci anche dei pezzetti di memoria nel cervello che sono in qualche maniera rimasti, come il déjà vu, diciamo così. Non c'è bisogno di presupporre una reincarnazione. Ci sono comunque dei casi, come questo che tu hai citato, ma ce ne sono tantissimi, mi penso ai Lama, per esempio, al Tibet, penso a quel tipo di civiltà, dove ci sono delle cose che si ripetono. Io posso dire, non sono un esperto di questo argomento, io posso dire, tornando all'astrologia, che è la mia materia, cioè noi arriviamo ai pesci, quando arriviamo ai pesci comincia un nuovo ciclo. Però questo nuovo ciclo non è sullo stesso piano, diciamo così, dello zodiaco, è spostato su un piano superiore, cioè il secondo ariete, secondo ciclo di ariete, è più in alto. Quindi fa pensare come ci sia un'evoluzione spirituale dell'anima o comunque di qualcosa che ci tiene in vita. Questo direi che è l'idea che può dare l'astrologia da questo punto di vista. Tornando però ai defunti e tornando, diciamo, al discorso degli antichi, su cui mi vorrei anche un po' più fermare, cioè all'etnologia, diciamo così, questo rapporto con i defunti è comunque un rapporto che c'è in tutte le civiltà e quindi vengono invocati i defunti, viene chiesto il loro aiuto da questo punto di vista. Adesso pensavo, per esempio, c'è questo contatto che abbiamo l'1, il 2 novembre, nel mese di novembre, ma c'è una spiegazione anche etnografica, diciamo così. Perché all'inizio di novembre? Perché l'inizio di novembre è la fine dell'anno agricolo e l'inizio del nuovo anno, quindi per i Celti era un punto di passaggio, quindi è un punto di passaggio molto importante, in cui la terra, diciamo così, deve ricominciare un nuovo ciclo agricolo. Quindi bisogna pensare che questo sta sotto a quello che viene da tante tradizioni, eccetera, eccetera. Pensavo, per esempio, ai famosi dolci dei morti, che in molto nel meridione, in Sicilia, le ossa dei morti, ma anche in Sardegna e anche in altre civiltà, vengono offerte ai defunti o che i defunti portano. Quindi qual è il concetto che sta dietro questo? Che c'è uno scambio. Secondo me c'è uno scambio fra al di là e al di qua e che in qualche maniera i defunti vanno onorati e loro da un lato ci possono aiutare in questa vita, però noi possiamo aiutare loro. Questo è un concetto che più o meno non c'è solo nella religione cattolica, diciamo, religioni da questo punto di vista e che comunque la morte non deve essere vista come un qualcosa di tragico. Perché, ripeto, le tradizioni più antiche c'è il banchetto quando qualcuno muore. Nel meridione si usa ancora. Beh, anche in America, ad esempio. Sì, no? Cioè, quindi comunque, ma se andiamo proprio indietro nei secoli, questo è molto sentito, questa cosa. Il mondo anglosassone più o meno. Sì, ma questo fatto che comunque non deve essere visto come una cosa, che come se finita questa vita non ci sia più niente. A parte che ce lo dice anche l'astrologia, che continua. Qualcosa. Però indipendentemente da questo, non è una visione non ha molto senso pensare che siamo qui soltanto per vivere, mangiare, bere, dormire, insomma. E Don Marcello, allora il fatto questo discorso si collega direttamente al discorso delle apparizioni, no? Se vogliamo, dei medium che sono in grado di avere dei contatti. Come si pone la Chiesa? Tu usi il termine medium, io uso anche il termine mistico. Il mistico è una persona che ha un grande amore a Dio e quindi ha anche un grande amore ai fratelli, sia vivi che defunti. Ecco, prima tu hai parlato di Dante Alighieri. Volevo dire una cosa interessante. C'è questo mio libro, Natuzza Evola e le anime del Purgatorio. Natuzza, questa donna mistica, morta pochissimi anni fa, era una donna non istruita, ignorante, analfabeta, una volta ha detto che Dante Alighieri ha fatto 300 anni di purgatorio e ha spiegato anche il motivo. Dice così che anche se la Divina Commedia gli era stata ispirata da Dio,
Però a un certo punto Dante Alighieri si è lasciato vincere dalle sue simpatie e antipatie e ha messo delle persone in un modo sbagliato, in inferno o in purgatorio, perché era una persona un po' passionale, ecco. Allora dice Natuzzevola che lei l'ha visto al Prato Verde. Che cos'è il Prato Verde? Il Prato Verde è poco prima del paradiso, è ancora in purgatorio, è uno stato in cui la persona non ha particolari sofferenze se non che non vede Dio. E quindi lì, dice Natuzzevolo, si è fatta 300 anni di purgatorio. Io ricordo bene che quando ero ragazzo, ero immaturo, no? Facevo il liceo e studiavamo la Divina Commedia. Allora, se l'avessi saputo, avrei detto ben di sta, perché essendo dei ragazzi, studiavamo la Divina Commedia, capivamo poco o niente, per noi erano delle ore un po' di sofferenze di purgatorio, perché appunto l'immaturità giovanile non capivamo la bellezza della Divina Commedia come la capisco adesso che tengo 60 anni. Allora, molti mistici hanno visto le anime dei defunti, per esempio Padre Pio da Pietralcina, no? C'è quest'altro libro, San Pio e il Purgatorio. Per esempio, una volta, i primi anni di sacerdozio, a causa della sua malferma salute, Padre Pio ritornò nel suo paese, Pietrelcina, e c'è questo fatto interessante. Durante la sua permanenza, sia lui che diverse altre persone, il suo parroco Don Salvatore, il sacrestano, la sacrestana, per circa un mese videro nelle chiese del paese un prete in ginocchio. Guardandolo meglio, osservandolo meglio, videro che questo prete era Don Giovanni Caporaso, il parroco precedente del paese, prima di Don Salvatore. E qual era la spiegazione che dette anche Padre Pio? Don Giovanni Caporaso era un bravo uomo, però aveva questo difetto: appena terminava la messa, invece di fare i ringraziamenti eucaristico, Gesù era dentro di lui almeno per un quarto d'ora, lui subito usciva sul sagrato della chiesa e faceva pettegolezzi, parlava di sport, parlava di politica con il farmacista, con gli altri notabili, quindi non dava un bell'esempio. E lui fece un mese di purgatorio nella sua chiesa, inginocchiato davanti al Santissimo Sacramento, per dire che lui doveva ripagare la processione del Corpus Domini, come diceva Don Giovanni Caporaso, cioè invece di fare il ringraziamento, usciva, avendo ancora Gesù nel suo cuore, e diceva parole inutili, parole oziose, no? Quindi questo è un fatto interessante. Ecco, Padre Pio, pregando per il suo ex parroco, come dire, facilitò il suo arrivo in paradiso. Anche la grande mistica Caterina da Siena racconta che quando morì il padre, lei offrì per il padre le sue prove, le sue sofferenze. Dice Caterina che per un mese ebbe delle sofferenze terribili e dopo un mese il padre andò in paradiso. Quindi ripeto, noi che siamo cattolici, siamo credenti, aiutiamo le anime dei defunti con la celebrazione della messa, facendo opere buone ai poveri in suffragio dei nostri cari defunti, ma anche offrendo le sofferenze che noi abbiamo. Quindi c'è la cosiddetta comunione dei santi. Noi sulla terra, la Chiesa militante, aiutiamo la Chiesa purgante, che poi le anime del purgatorio, andando in paradiso, appunto ci aiuteranno nell'aldilà dal paradiso e ci benediranno. Quindi un po' tutti i mistici, c'è anche quest'altro libro, appunto, Il Purgatorio nella visione delle mistiche, ci sono tanti esempi di apparizioni. Ci dicono che è importante per noi avere questo contatto con l'aldilà, che oggi noi abbiamo perso perché appunto si va al cimitero forse solamente l'1 o il 2 novembre, e poi io sono cappellano del cimitero da 30 anni, ho visto sempre meno gente nei cimiteri, vedo soprattutto persone di una certa età, è come se i giovani non hanno più contatto con questa preghiera, con questa devozione per i morti, per le anime del purgatorio. Si nota che nella nostra società c'è uno scollamento con gli antenati. Io vedo per esempio che oggi poche persone fanno celebrare le messe. Quando vengono da me, mi fanno celebrare la messa, magari per il padre, per la madre. Io poi aggiungo, dico scusa, ma perché non aggiungiamo anche i nomi dei nonni? Ah, Don Marcello, grazie, molti mi dicono. Non ci ho mai pensato di far celebrare la messa per i miei nonni, eppure mi volevano così bene. Quindi oggi stiamo in un tipo di civiltà dove appunto l'argomento della morte e dell'aldilà è un tabù.
perché appunto viene visto come una cosa negativa, goditi la vita, non pensare che devi morire, eccetera, eccetera. E quindi c'è anche mancanza di gratitudine verso i defunti. Magari se noi oggi siamo qualcuno è perché i nostri nonni, i nostri genitori ci hanno fatto studiare, ci hanno aiutato economicamente. Ecco, spesso c'è anche una forma di ingratitudine verso i nostri antenati, i nostri cari defunti. Allora, abbiamo detto, Claudio, apparizioni. Le apparizioni sono quelle che, come ci ha ricordato Don Marcello, non sono appannaggio solo dei medium, ma sono anche appannaggio soprattutto dei mistici, no? Sì, sicuramente. E però noi abbiamo una grande amica, che è Nadia Pellizzari, che ha questo grande dono, se vogliamo definirlo così. Don Marcello, proprio botta e risposta, veloce veloce, perché poi sentiamo Nadia. Si può definire un dono? Ma certamente un dono è una missione, perché ripeto, normalmente chi ha a che fare con queste realtà c'ha anche delle sofferenze da portare, quindi è un dono, ma è un dono che ti costa. Allora, Nadia, a proposito di questo, ci ricorda però una cosa che a mio avviso è molto importante, perché oggigiorno, e ce lo ha raccontato anche in altre occasioni Don Marcello, mi raccomando, non evochiamo, non facciamo certe cose, non facciamo certe altre cose. Diciamo che lo scambio che noi dovremmo avere con i defunti è uno scambio di preghiera, perché come abbiamo visto che in tutte le tradizioni loro danno qualcosa a noi e ci proteggono in qualche maniera, però noi dobbiamo pregare per loro e dare qualcosa a loro. È un po' come il discorso che facevano gli antichi quando mettono il miele nella tomba o il dolce o il pane, queste cose così, no? Dare in qualche modo qualcosa di luce, insomma, questo scambio. Questo un po' è stato dimenticato, sicuramente è dimenticato dall'uomo d'oggi. E non si parla della morte, viene esorcizzata in questa maniera, mentre invece la morte è un punto di partenza verso un altro. Io posso dire una cosa riguardo alla famiglia anteriore, cioè giusto, gli antenati fanno parte di noi stessi. Questo perché lo dico? Se io guardo l'oroscopo dei miei genitori, dei miei nonni, dei miei bisnonni, io troverò che ci sono delle cose in comune con il mio, e questo riguarda tutte le genealogie. C'è una branca dell'astrologia che è l'astrogenealogia, che si occupa proprio, diciamo, di come certi elementi astrali passano da un individuo a un altro nei secoli. Penso per esempio alla storia della famiglia Kennedy. Ci sono degli elementi, adesso non sto a entrare nel dettaglio, però che comunque dal nonno primo fino all'ultimo dei Kennedy si sono trasmessi. Quindi dobbiamo vedere questa genealogia come un qualcosa di tutt'uno. Per cui se qualcuno dei nostri antenati ha fatto qualcosa, non dico che ricada su di noi, come dice magari la Bibbia, però c'è sicuramente un legame di un qualcosa che noi dobbiamo cercare di coprire, di migliorare, di cambiare, diciamo così. Quindi è giusto pregare non solo il papà e la mamma, ma anche chi è prima di noi, perché è comunque legato. Ci sarebbero tante storie da questo punto di vista. Io astrologicamente lo posso vedere perché... quando studi i due temi, vedo che le due carte natali, vedo che ci sono degli aspetti planetari identici. Quindi non è casuale che uno sia figlio o nipote di qualcun altro. Questo è il nocciolo della questione. Bene, allora sentiamo cosa ci dice invece Nadia Pellizzari. Regia. È importante evitare di richiamare continuamente un'anima che si è disincarnata chiedendo aiuto per il disbrigo di cose personali. Secondo il mio punto di vista, i nostri cari defunti devono continuare il loro cammino in Dio senza distrazioni, anzi, vanno proprio supportati nel loro percorso con preghiere a loro dedicate, con sante messe di suffragio, con candele dedicate ad illuminarli e a bruciare le interferenze che possono incontrare, con messaggi d'amore sincero, autentico, incondizionato e con l'invito proprio a continuare e a proseguire in Dio. Anche il nostro dolore eccessivo alle volte può rattristarli, appesantirli. Ecco perché è importante che loro ci vedano abili e capaci
in questa trasformazione. Noi possiamo farlo anche chiedendo aiuto a tutte le persone, alle figure preposte, che possono aiutarci in questo. E sicuramente anche il cielo, il mondo spirituale, è pronto a sostenerci in questo passaggio così, prezioso anche per noi. E quindi l'angelo custode, questa energia preposta, questo compito di aiutarci, di illuminarci, non mancherà di sostenere, questo processo. Una volta che il dolore sarà trasformato e sublimato, lascerà di nuovo spazio all'amore, e questo amore, che non conosce fine, fungerà da collegamento, e noi veramente potremo sentirli vivi dentro di noi e condividere con loro degli spazi intimi preziosi. Il cielo non manca di supportarci, i nostri cari sono al nostro fianco e ci accompagnano nel nostro cammino. L'importante è lasciarli liberi di andare e venire secondo le loro necessità e secondo le loro possibilità. Perciò invito tutti a inviare preghiere, inviare amore, eventualmente a demandare altri tipi di richieste al proprio angelo e sicuramente agli aiutanti terreni che saranno pronti a sostenervi nel vostro cammino. Don Marcello, questo messaggio ci viene da una persona che, come abbiamo detto, ha questo grande dono o ha questa grande missione, non è certamente una persona di chiesa. Lo condividi? Allora, senti, io purtroppo non ho ascoltato assolutamente niente perché Ah. l'audio era inesistente. Se tu mi fai una sintesi di quello che ha detto Nadia, ti dico le mie. Te la fa Claudio. No, diciamo che io volevo aggiungere questo, che in realtà lei dice una cosa molto importante, cioè che i morti bisogna lasciarli stare, cioè non si può andare a avere, a voler avere dei contatti con loro come si fa a volte, questo sicuramente penso che siamo tutti d'accordo, anche perché ci possono essere delle influenze esterne, ci possono essere dei problemi, io l'ho detto tante volte, evitate sedute, evitate cose di questo genere, noi in biblioteca abbiamo degli esempi che sono trascendentali da questo punto di vista, quindi bisogna lasciarli dove stanno, bisogna però pregarli. E questa orazione, lei parla dell'angelo custode, in qualche maniera di chiamare più l'angelo custode. Diciamo che loro devono fare un loro cammino. Questo cammino è un cammino verso la luce e comunque, poi voglio dire, sono vicino a noi, questo l'abbiamo visto tante volte in altre trasmissioni, sappiamo che ci sono queste presenze da questo punto di vista, però non bisogna, e soprattutto non bisogna piangere, cioè il dolore è un qualcosa che li tiene qua in qualche maniera, in questa dimensione, il nostro dolore perché loro se ne Se sono sono andati. andati. Quindi bisogna avere la forza di andare al di là, cioè di non star male, sì, ok, però pensare alle cose belle che loro ci hanno dato, cioè il fatto della loro presenza qui con noi ci ha portato della gioia, delle felicità, penso ai genitori, penso ai fratelli, penso ai nonni, eccetera, eccetera, e non fissarsi sul fatto che se ne sono andati, perché poi alla fine è un percorso che tutti dobbiamo fare, questo l'abbiamo visto anche in altre. È per questo che non va visto drammaticamente, mentre noi lo vediamo drammaticamente come qualcosa che finisce, come una porta che si chiude. In Ma realtà, per loro è una porta che si ma apre. anche per noi, cioè, c'è una frase, adesso Don Marcello lo saprà, che parla della morte dicendo che si è aperta la porta di bronzo e che Gesù Cristo in qualche modo ha spalancato questa porta che era chiusa e che permette comunque di andare al di là da questo punto di vista. Quindi io inviterei tutti, per quello che è la mia esperienza come consigliere della biblioteca, diciamo di esperienza che posso aver avuto, di cui ho letto, di lasciare in pace i defunti da questo punto di vista, ma solamente di pregarli e comunque loro poi ci sono vicini, quindi questo è Certo. indubbio. E, Don Marcello, in un certo senso il cerchio si chiude e lascio a te la conclusione. In tutte le nostre puntate la conclusione è stata sempre appannaggio di Claudio. In questo caso la lascio dunque a te. Ci sono qui, ci sono vicini,
c'è chi ha questo grande dono, questo non so cosa, probabilmente una missione, probabilmente un dono che comunque è un dono che crea anche problemi che li può vedere, ma ci sono e ci sono vicini. Allora, i santi, cioè gli esseri umani glorificati che sono in paradiso, una buona parte di questi prima sono passati attraverso il purgatorio. Ecco, ci sono riconoscenti per le preghiere che abbiamo fatto per loro. Apro una parentesi. San Giovanni Bosco racconta che ebbe una visione della mamma sua, mamma Margherita, che era in purgatorio. San Giovanni Bosco rimase sconvolto perché mamma Margherita l'aveva sostenuto nella vocazione sacerdotale, aveva collaborato con lui ad assistere i ragazzi dell'oratorio, però mamma Margherita andò in purgatorio. Lui pregò tanto per la mamma. Ecco, mamma Margherita attualmente è venerata dalla Chiesa Cattolica come beata, magari fra qualche anno sarà anche ufficialmente canonizzata. Allora, i santi che stanno in paradiso, una grande parte di essi prima sono stati in purgatorio. Dal paradiso ci aiutano, insieme agli angeli. Sono la Chiesa trionfante per noi cattolici. Allora, noi cattolici possiamo aiutare i defunti, non loro a noi. I defunti che stanno in purgatorio, noi li aiutiamo con le messe, con le preghiere, con le opere buone, con la carità, con l'elemosina. Ecco, io conosco una persona vivente, una donna di grande fede, e io ci credo a quello che lei mi dice, che talvolta la notte accanto al suo letto vede queste anime purganti che le chiedono preghiere e penitenze. E lei magari ha un forte mal di testa, mal di stomaco, dolori vari, e le offre, insieme alle preghiere che fa, insieme alle opere buone, per quell'anima che lei non conosce. Dopo qualche mese rivede queste anime che la ringraziano e lei finisce di pregare e di offrire, come dire, sacrifici e penitenze per queste anime. Allora, voglio dire, è molto bello che abbiamo questo contatto con l'aldilà, come diceva anche Nadia, con gli angeli, con i santi e con i nostri antenati. E poi, in modo particolare, ecco, siccome la morte dovrebbe vincere il male, allora preghiamo anche per chi durante la vita ci ha fatto del male. Noi tutti abbiamo ricevuto cattiverie, calunnie da diverse persone che adesso sono morte. Allora sarebbe anche bello, quando li pensiamo, preghiamo per loro, in qualche modo è anche un modo per perdonare le cattiverie che queste persone oggi morti ci hanno fatto. Tante volte io vedo che la gente prova tanta amarezza, tanto odio, tanto rancore con persone che ormai sono morte da 20-30 anni. In questo modo rendiamo la cattiveria e il male purtroppo ancora presente oggi, come se fosse attuale. Quindi bisogna pregare e perdonare. Il giudizio è di nostro Signore Gesù Cristo. Bene. Sì, direi, aggiungerei un'ultima cosa, che c'è un grandissimo Vai. santo di cui magari un giorno Sì. dobbiamo parlare, che è San Nicola Tolentino, Sì. che ha avuto queste visioni di queste anime purganti che gli chiedevano aiuto. E lui, facendo delle messe, ci sono degli episodi proprio scritti, è riuscito a liberarle, perché poi queste anime si sono presentate a lui dicendo, in una forma di luce, dicendo che comunque si erano liberate e stavano bene. Quindi questo legame di preghiera è sicuramente molto forte, ci sono tantissimi esempi, diciamo, nei santi, nella Chiesa, quindi da tenere presente questa cosa. Bene, siamo arrivati a conclusione anche di questo ennesimo passaggio. L'appuntamento lo sapete perfettamente, è al giovedì sera intorno alle 22:30. E ci trovate sul tasto 14 del vostro telecomando, e al venerdì sera, sempre alle 22:30, ma ci trovate sul tasto 11 del vostro telecomando, almeno per ora, fino a quando non cambieranno di nuovo i tasti del telecomando per i quali trovarci. Grazie di averci ancora una volta seguito. Questo terzo ciclo di Luoghi e Misteri prosegue, mi raccomando. Quindi restate con noi, Luoghi e Misteri. Alla prossima.